Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, l'idraulico H24. Oggi tratteremo di una cosa singolare, cosa che vediamo noi tutti i giorni, al mattino soprattutto o durante quando facciamo i piatti, il rubinetto della cucina. Fatemi in mente cos'è questo rubinetto della cucina, quello che ci porta l'acqua, praticamente ve lo faccio vedere. Questo rubinetto qua, di fronte qua, vedete che c'è un filtrino, come si noterà, vedete il filtrino dove esce l'acqua? Prendo l'acqua. Di qua, anche aprendolo forte così, non esce molta acqua. Perché? Può darsi che è intasato. Chi non ha i filtrini sotto lavandino, ma io ce li ho, può far sì che può succedere che praticamente delle impurità si fermano sul filtro. Quindi, periodicamente vi consiglio di svitare il vostro filtrino, controllare, come sto controllando, il mio è abbastanza pulito, anche se lo pulisco periodicamente, perché queste cose qua vanno a intasare il filtro e non fanno sì che l'acqua si prenda quell'aria per fare questo effetto qua. Guardiamo se c'è differenza. Perfetto, vedete il colore dell'acqua che è bianca, pure l'acqua trasparente, ma arricchita d'ossigeno, riesce a essere di questo colore qua. Poi trattiamo un'altra cosa, molto, secondo me, che capita a gran parte di voi. Dopo tanto tempo, si comincia a sentire una puzza nel lavandino, praticamente. Cosa si può fare? Cioè, si versano 1.000 prodotti che ci sono in commercio, tipo che ti promettono che si puliscono, profumano altre cose e si spendono un sacco di soldi. Assolutamente no. Io nella mia dispensa tengo sempre, vi faccio vedere, il mio bel bicarbonato, se lo trovo ancora, se non me lo sono già mangiato pappato fumato, non lo trovo. Come mai non trovo il bicarbonato? Ah, già è vero che ieri praticamente ho fatto l'ultima pulizia praticamente col bicarbonato e il sale e poi un po' di aceto. Cosa fa il bicarbonato e il sale? Il bicarbonato è un antibatterico naturale, l'aceto sgrassa, ma insieme ai due componenti, insieme al sale, ripulisce tutto quanto lo scarico. E cosa si fa? Si deve prima mischiare il sale e il bicarbonato, una quantità pari. Se mettiamo 4 cucchiaini di sale, mettiamo 4 cucchiaini di bicarbonato. L'aceto se ne mette 2 cucchiai praticamente. Quell'aceto si può anche usare come ammorbidente, a posto dell'ammorbidente che voi comprate, che magari spende soldi. E vi capita nella giornata, oh, devo mettere l'ammorbidente in lavatrice. Non ne ho. Si usa l'aceto. L'aceto non lascia la puzza dell'aceto che siete di solito, ma sì, lascia i nostri capi profumati lo stesso, cioè senza far sì che l'aceto senza quello dell'aceto. O il bicarbonato invece si può usare perché magari lo strofinaccio che usate per pulire i panni in casa, quello un po' quello umido, che ripassate anche la cucina, la lavando insieme al bicarbonato e toglie quel cattivo odore di mucido. Poi l'aceto può essere anche usato per lavare la lavastoviglie. Si può posso di comprare quei prodotti che costano un sacco di soldi, 5 euro il cura lavastoviglie. A volte capita che rimaniamo senza, la nostra lavastoviglie puzza come pochi, noi gli facciamo fare un lavaggio a vuoto con semplicemente l'aceto. Praticamente un bicchiere d'aceto versato dopo che uno ha chiuso la lavatrice, l'ha fatta partire, la pompa di scarica ha svuotato tutti i liquidi che va dentro, al momento che lei parte per fare il carico si versa un bicchiere d'aceto dentro, così permette di lavare tutte quante le tubazioni. Consiglio sempre, nella parte alta della lavastoviglie, praticamente di mettere un limone tagliato a metà, che quando va a lavare rilascia il limone e quando praticamente uno apre non ha quell'odore di umido che può trovare nella lavastoviglie dopo che ha fatto asciugare la roba. Quindi rilascia quel profumo di limone molto gradevole. Una cosa molto importante, facciamo attenzione che nelle alcune lavastoviglie, soprattutto quelle di vecchie datate, c'è il pericolo che la pompa non funzioni bene perché è vecchia e altre cose. Se voi fate sempre la vostra manutenzione ai vostri accessori tipo lavastoviglie, lavatrice, otterrete sempre in piena efficienza. Certo che non si può pretendere che un elettrodomestico possa durare 20 anni, 30 anni, perché ormai siamo destinati gli elettrodomestici durano non più di 10 anni. È proprio l'effetto consumismo. Poi un'altra cosa molto importante che voglio dire, le cappe, quelle autofiltranti, filtranti, quelle che aspirano praticamente la roba da mangiare mentre cucinate. Tenete sempre in buono stato, fate in modo che abbiano sempre i filtri a posto, che ogni 2 mesi cambiate i filtri carbone attivi, che ogni 2 mesi cambiate il panno anche, perché dopo se cucinate tanto e ben condito, c'è un bisogno più repentino di questi panni. Poi
Ma questo ne parleremo più avanti in un altro video, più avanti, vi parleremo delle cappe, perché ci sono due modalità di cappe. Molto importante, che non tutti sanno che la vostra cappa ha la possibilità di aspirare l'aria interna, riciclarla, oppure andare in canno a fumare, semplicemente spostando uno spinotto interno. Ma questo ne parleremo la prossima volta, ragazzi. Io vi ricordo sempre, tenete puliti i vostri lavandini col metodo che vi ho insegnato io, cioè aceto, bicarbonato e sale, insieme terrete perfettamente puliti gli scarici, eviterete che si intasano. Poi i filtrini, soprattutto perché l'acqua che esce, che vi bevete oppure che cucinate, se hanno delle impurità, pian piano queste impurità vanno nell'acqua. Non sono velenose da uccidere, però sempre avere qualcosa di buono, ragazzi, sempre avere qualcosa di buono che possa, cioè, non recarvi magari un cattivo gusto all'acqua. Poi, ragazzi, un'altra cosa che vi consiglio, usare sempre più prodotti naturali senza avere contatti con sostanze che sembrano che sbiancano o uccidono il suono. Ragazzi, un po' più di olio di gomito, evitiamo di andare incontro a delle sostanze magari che potrebbero essere nocive, no? Va bene ragazzi, vi lascio e vi chiedo ancora una cosa. Iscrivetevi al mio canale e mettete, accendete la campanellina, così ogni video che faccio, se vi interessa, li potete consultare. Anche perché da adesso in poi faremo un po' più un video cult, nel senso che voglio che sia un po' più di aiuto per voi. Per esempio, io vi faccio vedere l'ultima chicca, ragazzi, è che tiene perfettamente profumato il mio frigo. Guardate, qua dentro, sul bicchiere c'è il limone liquido che io ho spremuto, lui ha assorbito tutto quanto le cose e si trasforma così. Vuol dire che quando diventa questo colore qua, ha fatto il suo lavoro. Stasera cambierò il bicchiere di plastica, gli metterò il limone e il mio frigo, praticamente, avendo gli elementi dentro, non avrà più quell'odore che magari a volte che può puzzare. Non sempre, però. Così è un'altra cosa che si può fare col limone. Ok? Vi lascio a questo video e ci vediamo la prossima volta. E ricordatevi, l'idraulico dello svapo H24 è sempre per voi. Ciao ragazzi!